Questo programma è offerto da Carazzi. Ieri i funerali di Nini Lo Cascio. Sicilia, sussidio a precario milionario. Palermo, master foodie per foodie blogger. Sport, Palermo, sfida casalinga con il Brescia. Figarazzi, si sono svolti ieri i funerali di Ninni. Si sono svolti ieri nel primo pomeriggio i funerali di Ninni presso la chiesa di Sant'Atanasio a Figarazzi. L'intero paese, con gli amici e i conoscenti, si sono stretti attorno alla famiglia di Antonino, il ragazzo 31enne che lavorava nella parafarmacia del paese di proprietà del padre. Era conosciuto, gli amici e i familiari non credono ancora a tutto questo. Una delle sue più grandi passioni era il calcio. Proprio questa passione è risultata fatale. Infatti, durante una partita di calcio, Ninni ha avuto un arresto cardiaco che alla fine lo ha portato via. Era presente tutto il paese e le autorità cittadine, tutti come un'unica famiglia. Paternò, tragedia. Muore un dipendente comunale tra le fiamme. Una notizia assurda quella che arriva da Paternò. Una vettura della nettezza urbana si è andata a scontrare con un'altra auto, ribaltandosi. Tutto sembra normale, o quasi, ma si trasforma brevemente in una tragedia. La camionetta della nettezza urbana prende a fuoco. Muore un dipendente comunale del comune di Paternò. Si tratta di un signore di 46 anni, residente a San Giovanni Galermo. L'autista della camionetta e il conducente dell'altra vettura sono invece ricoverati presso l'ospedale Cannizzaro a causa delle ustioni che hanno riportato. Marzamemi, anziano si getta in mare con carrozzina elettrica. Da rabbrividire il gesto di un uomo 89enne che, a Manzanemi, si è buttato in mare con la sua carrozzina elettrica. Non sono chiare le motivazioni di questo suicidio, ma, secondo quanto dicono alcuni passanti, poco prima di gettarsi pare si sia fatto il segno della croce. Sul posto sono subito arrivati i mezzi di soccorso. Palermo. Topi e cavi scoperti in via Portello. Da tre giorni in via Portello a Palermo si è venuta a creare una spaccatura di circa 50 cm, da cui sono fuoriusciti i fili Enel scoperti e diversi topi che poi, usciti dalla tana, hanno raggiunto le abitazioni della zona. Svariate le segnalazioni arrivate alla sede della quarta circoscrizione che con il vicepresidente ha così risposto. Ci siamo subito adoperati, viste le numerose segnalazioni, a segnalare la vicenda alla RAP che stamattina ha messo in sicurezza la buca con una lastra di ferro. Ci siamo subito adoperati, viste le numerose segnalazioni, a segnalare la vicenda alla RAP, che stamattina ha messo in sicurezza la buca con una lastra di ferro e ha chiesto un sopralluogo con AMAP, AMG, Enel e Protezione Civile per verificare chi deve intervenire. Inoltre, si richiede una deratizzazione nell'area sottoscritta, vista la forte presenza di topi. Palermo, violenta rapina al titolare della pizzeria del CC2, noi imprenditori usati come bancomat. È questo l'amaro sfogo di Guido Gattuso, proprietario del ristorante situato all'interno del Circolo Tennis Club Palermo 2, in via San Lorenzo, subito dopo aver subito una rapina sotto casa in via Quintino Sella a fine giornata lavorativa. In due hanno bloccato con violenza l'imprenditore sotto casa. Nel portafogli dell'uomo i malviventi hanno trovato 990 euro e, non soddisfatti della refurtiva, erano pronti a svaligiare il suo appartamento, minacciandolo con una pistola puntata in bocca. Da qui la forza di reagire di Gattuso, che avendo paura per la propria famiglia ha iniziato una colluttazione con i ladri urlandogli di andare via. Le urla hanno attirato l'attenzione dei passanti e soltanto allora i due si sarebbero dati alla fuga. Immediati soccorsi da parte del 118 e della polizia. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile.
La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada piano di scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Bagheria, buttati 1.612.000 euro del progetto su Monte Catalfano. Il progetto Monte Catalfano Parco Accessibile di Cultura Ambientale, riqualificazione cava per stoccaggio di terra e rocce da scavo, è decaduto del beneficio del finanziamento POFESR 2007-2013, pari a 1.612.000 euro. Da questo avvenimento arrivano le proteste del Movimento 5 Stelle. Da qui tutto questo spreco è stato causato dall'avversa amministrazione, poco incline allo sviluppo del nostro territorio. L'ultima data in cui si poteva presentare il progetto esecutivo era il 15 dicembre 2012. Sicilia, sussidio a precario milionario. L'uomo in questione ha ricevuto mensilmente dalla regione siciliana un sussidio mensile di 832 euro, ma in realtà il falso precario possiede un reddito di sé di ben 150.000 euro. Questi sono i dati emersi dall'indagine del governatore Crocetta, che sta facendo piazza pulita tra i falsi precari ex PIP. Secondo le indagini, infatti, sarebbero circa un'ottantina i casi di falsi disagiati che ricevono un aiuto dalla regione nonostante gli alti redditi. Palermo, mensa dei poveri ad Acqua dei Corsari. L'associazione di volontariato Tuteliamoci Ollus, in occasione del 30° anno di attività del gruppo scout Palermo 2, è riuscita a mettere a disposizione 20 coperti, composti da primo, secondo, contorno e dolce. L'evento si svolgerà in via Colbe. Il presidente Carmelo Castello commenta: «Essere poveri non è una vergogna. Tutti devono sapere dove siamo arrivati. Chi può, faccia qualcosa». Monreale, cittadinanza onoraria al Cardinale Martino. Raffaele Martino riceverà la cittadinanza onoraria dal Comune di Monreale. Fondatore dell'associazione Path to Peace Foundation, membro del Comitato di Patrocinio del Coordinamento Internazionale per il decennio 2001-2010 di una cultura di non violenza e della pace, nominato da Papa Benedetto XVI presidente della Commissione Episcopale per l'Almo Collegio Capranica, il Cardinale Martino ha sempre avuto una passione particolare per Monreale. Proprio per questo il sindaco Di Matteo conferirà la cittadinanza onoraria al Cardinale durante una cerimonia con data da destinarsi. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo.
Palermo, Master Foodie per Foodie Blogger. Si svolgerà alle 10.30 di lunedì, presso il locale Saliem Castello a Mare di Natale Giunta, il primo Master riservato a foodie blogger siciliani di alto livello. I piatti saranno valutati dalla critica giuria composta da giornalisti enogastronomici, sommelier, esperti del settore, chef e ristoratori. Anche il parere popolare avrà il suo peso. L'evento è organizzato da sceltedigusto.it in collaborazione congiunta e l'Associazione Culturale Papille di Bacco. Master Foodie 2014 toccherà tutte le province siciliane. Di volta in volta sarà eletto il Master Foodie locale. Terminerà proprio a Palermo, con una serata di gran galà, dove uscirà vincitore il primo Master Foodie Sicilia. Sicilia, grande attesa per Buddy's Revealed. Grande fermento in tutta la Sicilia per l'arrivo della discussa Buddy's Revealed, la mostra che mette in scena veri corpi umani conservati tramite la tecnica della polimerizzazione. La mostra è attualmente a Jesolo, ma già in Sicilia, terra di grandi imbalsamatori, c'è attesa. Ancora non si sa per certo la location dell'evento, ma la manifestazione darà più di 50 posti di lavoro. Sport Palermo sfida casalinga con il Brescia. Oggi pomeriggio i rosanero si sfideranno in casa contro l'insidioso Brescia di Iaconi. L'imperativo per la squadra di Iachini è quello di non fermarsi e proseguire così il percorso da capolista assoluto della Serie B. Il tecnico rosa dovrà rinunciare ad Andelkovic squalificato, nonché a Morganella, Hernandez e Di Gennaro. Recupera invece Munoz. In avanti c'è abbondanza. In campo infatti scenderà la coppia di Balla Laferty, ma il gallo Belotti è pronto ad entrare in campo per aiutare la squadra. Questo programma è stato offerto da Meteo.it. Antonio Sanò vi augura una buona domenica. Ecco le previsioni per il 16 marzo 2014, giornata prevalentemente soleggiata su tutte le regioni con qualche velatura al nord, venti deboli settentrionali e clima sempre molto gradevole. Ecco il dettaglio sulle regioni settentrionali: avremo delle foschie mattutine e delle nubi sparse al mattino, addensamenti sui confini alpini con nevicate, più sole dal pomeriggio. Al centro la giornata trascorrerà all'insegna dell'ampio soleggiamento su tutte le regioni, salvo qualche nube sparsa sull'Alta Toscana e sulla Sardegna meridionale. Raggiungiamo il sud, anche qui la giornata si presenterà con cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Nevicate previste sui confini alpini, dicevamo, a quote superiori ai 1600-1700 metri, venti che soffiano tutti deboli e prevalentemente dai quadranti settentrionali con locali rinforzi sul basso Adriatico e Ionio. Temperature previste per questa giornata, minime che rimangono più o meno sui valori dei giorni scorsi, ossia tra i 6 e i 12 gradi su tutta la penisola. Di giorno prevediamo un clima molto mite su tutta l'Italia, con valori che saranno compresi tra i 16 e i 22 gradi su tutte le regioni. Farà più fresco sui versanti adriatici. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui. Augurandovi nuovamente una buona domenica, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.